Russo, 28 anni, da scoutman a secondo allenatore, lo vivi come un cambio di ruolo o come una promozione? Vabbè, provo a pensarlo un po' in tutti e due i sensi. Cambio di ruolo perché fino all'altro ieri mi occupavo di numeri, ora mi occuperò un po' meno di numeri e mi siederò su quella sedia guardando la partita da un punto di vista diverso. Promozione perché, voglio dire, sedersi in panchina io la ritengo una promozione importante. Ti aspettavi questa proposta e come l'hai vissuta? Speravo in questa proposta, visto che insomma il ruolo era disoccupato in quel momento. L'ho vissuta con l'entusiasmo che va vissuta un cambio di ruolo in questo caso. Quindi grande entusiasmo, grande carica, non vedevo l'ora di iniziare, so che sono frasi fatte ma è così effettivamente, quindi da domani finalmente si incomincia. Senti, ti hanno sempre, come dicevi tu, associato ai numeri, associato ai video, l'avevi mai fatto un ruolo da allenatore o da secondo allenatore in passato? L'avevo già fatto in più bassa categoria, in B1, l'avevo già fatto in giovanile, quindi insomma è un ritorno a quel ruolo ma chiaramente non sono cose paragonabili. Diciamo che è un vero e proprio cambio di ruolo dall'inizio. Senti, ovviamente con Carlo Parisi non dovrai parlare molto perché ormai vi conoscete benissimo da Un Indoviamo Mai e da Nazionale Ceca. Che cosa ti ha detto di particolare? Ma diciamo che di tanto particolare nulla. Mi ha chiesto di prendermi responsabilità nelle cose nuove che dovrò fare, di assumermi le responsabilità in partita e in allenamento. Io insomma mi piace prendermi responsabilità, farò il mio meglio per lavorare bene in quest'ottica. Senti, a livello tecnico e tattico quali sono i compiti che in questa Un Indoviamo Mai spettano a un secondo allenatore? A livello tecnico tattico, diciamo che l'aiuto di un secondo allenatore in panchina è quello di fornire idee, no? Durante l'incontro, più possibile, cercare alternative se sono necessarie. Penso che il meglio che può fare un secondo allenatore è quello. Dopo, durante gli allenamenti, oramai si lavora insieme da tanti anni con Carlo anche in qualità di tecnico, quindi non penso che saranno molti cambiamenti. Continuerai a far andare anche il braccio durante gli allenamenti? Vedrò di essere ancora utile in quello, insomma. Finché la spalla tiene farò il massimo. Senti, per ammissione, per dichiarazione di tante ragazze, sei anche un punto di riferimento a livello, diciamo, emotivo, a livello mentale per il gruppo. Pensi che questa cosa possa continuare, cambiare, aumentare? Beh, guarda, mi fa piacere intanto che le ragazze abbiano questo tipo di idea su di me. A me piace chiacchierare con loro, provare a capire in cosa sono in difficoltà, mi fa piacere che vengano a cercarmi per manifestare i loro dubbi, i loro pensieri. Non cambierà nulla in questo senso, ecco, se loro mi ritengono un punto di riferimento anche per parlare, io sono ben contento di dargli una mano. Senti, prima ancora di entrare in palestra, come ti sembra questo Un Indoviamo Mai? Questo Un Indoviamo Mai mi sembra molto forte fisicamente, mi sembra atleticamente preparata, mi sembra tecnicamente preparata, mi sembra una squadra che può dire la sua in modo importante in un campionato che si pronuncerà sicuramente molto equilibrato, un campionato dove è difficile trovare un outsider, una squadra da bassa classifica. Dovrà crescere perché è una squadra quasi tutta nuova, a parte due elementi, tre elementi. Insomma, da lavorare ce n'è molto, mettiamoci in pista. Ultima domanda per la prospettiva europea. Lì la Champions League è un torneo tosto, un torneo lungo, è un torneo che giocandosi in infrasettimanale porta via un sacco di energie, è un torneo che richiede molta concentrazione. Possiamo anche lì dirla nostra, certo, le formazioni turche, le formazioni russe, le formazioni azere sono sempre quelle da battere, ma noi ci siamo e ce la giochiamo. Il tuo primo proposito per la nuova stagione? Il mio primo proposito per la nuova stagione è entrare bene nel ruolo e giocarcela, via, è un proposito di squadra, non tanto mio, una volta che sei qua è di squadra.